Ciao a tutti, finalmente riesco a fare il video sulla pettinatura che avevo la sera di Capodanno, ma fra una cosa e l'altra non ero ancora fino ad oggi riuscita a farla. È davvero semplicissima e vi assicuro velocissima. Ciò che ci occorre sono un pettine ed una spazzola, ovviamente delle forcine sia di questo tipo che di quest'altro tipo grande, e se avete qualche forcina particolare, magari con degli strass che io attualmente ho qui dietro la testa. E in più, se volete tenere il ciuffo libero e magari dargli una particolarità come ho fatto io, la piastra. Io onestamente preferisco non andare ad applicare la lacca per dare ancora di più un effetto naturale ai capelli, ma se voi anche qui preferite, magari avete un tipo di capelli più ribelli, più crespi e quant'altro, siete tranquillamente liberissimi di farlo. Vi lascio il tutorial, se vi piace seguitelo, vi mando un bacio, scusatemi ma io non sono pratica di capelli e vediamo adesso che cosa ho fatto. Allora, andiamo ovviamente a pettinare i nostri capelli. E già mentre vado a pettinarli, comincio a dargli una forma tipo come se stessi andando a fare una coda. Prendo il pettine e io decido di lasciare un ciuffo libero, un ciuffo abbastanza lungo, sia da un lato che dall'altro, e poi continuo con un pettine a perfezionare il meglio il tutto. Ora mi dovete scusare se magari dietro non sembrerà perfetta, ma io purtroppo non mi sto guardando. Adesso mi giro e comincio ad andare a lavorare con forcine di vario tipo, sia quelle larghe e sia con quelle strette. Spero voi stiate vedendo. Magari alzo un po' la voce. Allora, quando noi magari solitamente andiamo a mettere un molettone, siamo soliti fare questo giro, almeno io. Arrivata a questo punto, faccio cadere il resto della coda qui ed otterrò questo giochino. Spero vivamente lo stiate vedendo. E adesso comincio con l'andare a fissare il tutto con forcine di questo tipo, cercando di nasconderle il più possibile. Ripeto, io purtroppo non ho uno specchio dietro, quindi non mi sto guardando. E dopo aver fissato al meglio questa parte con le forcine grandi, vado a fissare tutto al meglio con queste invece più piccole. Ok, poi eventualmente ci regoliamo se servono o meno altre forcine. E per dare un tocco in più al tutto vado ad utilizzare una forcina di questo tipo. Questa io l'ho acquistata nei negozi a tutto 1 euro, per creare un minimo di eleganza, e decido di metterla da questo lato dove viene fatto questa forma. Anche che non rimane ben aderente alla testa, mi va bene lo stesso. Quindi dietro la nostra pettinatura è completa. A questo punto, per dare un tocco in più di particolarità al tutto, prendo nuovamente il mio ciuffo, ho fatto riscaldare la mia piastra e vado a creare una leggera onda alla fine del ciuffo. Ora tiro un po' il ciuffo per renderlo un po' più morbido e più naturale.
Bene ragazze, questo è il risultato finale. Come avete potuto vedere è davvero semplicissimo e molto veloce. E così, in caso di occasioni all'ultimo momento, possiamo rendere il tutto più carino, più elegante e ancora di più magari se i capelli, per esempio, l'abbiamo lavati il giorno prima, quindi non sono al massimo del nostro ordine come noi vorremmo e non si ha il tempo necessario per poterli rilavare e risistemare il tutto, asciugare e quant'altro. E quindi questo è il risultato finale. Spero davvero, davvero vi sia piaciuto. Vi mando un bacio, scusatemi, ma io non sono bravissima con i capelli, è stata un'improvvisazione che io, come vi avevo già accennato su Facebook, ho fatto per la sera di Capodanno. Mi è piaciuto tanto il risultato finale e ve l'ho voluto proporre. Un bacio ancora e se vi va ci vediamo al prossimo video.